It so. Gocartv.com, collegatevi, è eh. parola di Oriano, uscito da sburroni. Puntata sicuramente interessantissima oggi, amici di GoKartTV, ma non solo per i kartisti, per tutti. Anche chi non ha mai messo il sedere sul gocart. Perché? Molto semplice, oggi vi parleremo del karting vissuto in maniera eh, amatoriale con un pizzico di competitività. Volete sapere di cosa stiamo parlando? Benissimo, oggi vi parleremo di Max Trophy, un nuovo campionato nato appunto pochi mesi fa che può dare la possibilità a chiunque di essere pilota protagonista in gare veramente organizzate a pennello Ma per parlarvi meglio di questo, oggi vi vogliamo presentare i nostri graditissimi ospiti Partiamo da Sergio Perrone della Far Race Ciao a tutti Ciao Sergio Ciao. Poi abbiamo Marco Bondi, titolare del circuito di Pomposa Sì, buonasera a tutti Jessica Grassi, ex pilotessa e oggi eh, anche lei fa parte dello staff Far Race. Ciao Jessica. Ciao, buonasera. E poi abbiamo Marco Sinico che è responsabile media appunto di questo campionato Max Trophy. Ciao Marco. Ciao a tutti. Eccoci, allora siamo pronti per partire con questa puntata, come vedete abbiamo dei kart rent, dei kart rent come quello che vedete arancione e questo bianco e rosso e dei kart rent ma con motori da quasi 30 cavalli come questo che è davanti, davanti a me che permette davvero un'adrenalina gigantesca. Sergio Perrone, in questo 2014 stai organizzando questo campionato Max Trophy, sì. eh, tale serie che viene proposta ha una formula un po' diversa da tutte le altre. Sì, è una formula diciamo, innovativa, è un progetto ambizioso, è primo in Italia, credo anche prima in Europa con questa tipologia di kart. In qualche cartodomo a livello europeo il kart, questo tipo di cart viene usato solo esclusivamente per i noleggi un po' di prestigio certo. e magari endurance di questo tipologia di format che usiamo noi assolutamente no. E questo mezzo che è un mezzo francese della Sodicart so, so di, di Nantes eh, monta un propulsore Rotax a due tempi la tipologia anche di questo kart è stranamente un endurance fatto con un motore a due tempi e sviluppa quasi 30 cavalli, <ride> e... quindi sicuramente va fortissimo, fin troppo dai, <ride> ecco. Decisamente, ecco. decisamente è adrenalinico quindi ecco Sergio io questa nuova serie che proponi la definirei un mix tra eh, gare amatoriali e competitive sì. eh, questo perché i mezzi che vengono utilizzati come detto montano motori da quasi eh, 30, 30 cavalli certo Diciamo che è, una, è un bel mix fra carta a noleggio, vedi anche le protezioni laterali, certo. e il telaio molto performante che è un telaio molto simile a un telaio racing di gara. Nonché il motore che ti aiuta anche a sviluppare tutta questa componentistica, ti aiuta a divertirti e, e ad avere l'adrenalina di quasi un kart da competizione. Ecco Sergio, una vita passata nel mondo del karting, sicuramente non hai iniziato, iniziato ieri, e insomma questa tua esclusiva idea penso che sia un, un fattore anche imprenditoriale per te oggi? Sì, lo facciamo naturalmente a livello imprenditoriale, mai, mai la passione si ferma, diciamo che è una cosa, un obiettivo, è una passione il karting. E in questo momento un pochettino di tra virgolette crisi nel mondo del karting racing cerchiamo di dare la possibilità a chi non ha mai guidato un kart a due tempi mh, e chi magari non ha la possibilità di fare de determinate gare molto impegnative a livello finanziario di poter usufruire di questo mezzo per divertirsi e sentire il brivido del due tempi, comunque. Allora, Sergio, prima, se sei d'accordo, prima di entrare ancora più nel vivo e spiegare ai nostri telespettatori certo. meglio eh, di come verrà articolato questo campionato Max Trophy, io farei partire una bellissima clip che abbiamo realizzato. Certo. Bellissima clip, abbiamo eh, visto anche la velocità, si è potuta vedere dal video di questi mezzi. Ecco Sergio, quali sono i punti di forza del campionato Max Trophy? E I punti di forza del campionato, come ti dicevo, questo, intanto il, questa tipologia di kart che è veramente è completamente diversa da un kart rental, anche se le sembianze possono essere tali, ma anche il formato del, 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 delle gare. Facciamo un endurance con questo mezzo, fatto con mh, la solita warm-up che ha du la durata di un'ora, facciamo 15 minuti di qualificazioni, quindi è lo stessa cosa, sul, dopo, sul regolamento avremo, lo, lo possiamo approfondire di più, dove il pilota che fa le qualifiche ha la possibilità anche di partire per gara 1. Ah, bene, questo magari ne parliamo dopo, però ora la gente si sta entusiasmando, eh, c'è già chi si sta mettendo davanti alla televisione i guanti e vuole sapere però i costi. Allora, per la prima gara che la faremo nel circuito internazionale di Pomposa, eh, il prezzo lancio è di 1600 euro, okay. dell tutta quanta la giornata naturalmente, ed è aperto a piloti da tre persone, da pe tre piloti a un massimo di sei piloti. Quindi per dire se si, se si è in sei la cifra non è. La così. cifra sicuramente si abbatte eh, naturalmente con questo mezzo dai 15 anni di età compiuti in su. Ok, e chi può partecipare appunto 15 anni in su? 15 anni in su. Non serve licenza? Verrà fatta una tessera con un'affiliazione Axi, okay? Okay. che copre la, interamente la, la copertura assicurativa, e in modo da tutelare il pilota e da tutelare anche l'organizzazione, in modo che sia tutto quanto tranquillo e tutti possano divertirsi in tranquillità. Dove si correrà? Allora, la prima tappa la facciamo il 5 di aprile nel circuito di Pomposa, eh, nell'Idi di Comacchio. E la pista ha una lunghezza di 1212 metri. E siamo stati l'altro giorno a fare le ultime prove di carburazione di rapporti. E posso dire che questo kart si è dimostrato veramente all'altezza. Una pista molto, molto bella, storica e soprattutto il, il kart, ti ripeto, si è comportato in maniera eccellente. Prima di andare a vedere le altre, eh, le altre tappe dove si svolgeranno, vorrei fare un inciso. Sergio, per organizzare questo campionato Max Trophy, ha comprato oltre 20 kart nuovi di pacca. Sì, tutti quanti nuovi. Arrivano, sono in arrivo da, da, dalla Francia, <coughs> sono in costruzione e a giorni arrivano in, uh, direttamente nella nostra sede e per l'occasione saranno tutti quanti assolutamente nuovi inoltre anticipo che il 15 e il 16 di marzo fra 15-10 giorni nemmeno andiamo a Castelletto di Branduzzo dove ci sarà anche una tappa del, del Max Trophy dove daremo la possibilità con i muletti che sono identici soltanto che mh, per, fare, corrette, per correttezza dei facciamo dei test dove diamo la possibilità ai piloti e chi vuole avvicinarsi a questo tipo di campionato di provarli e e Vedere Un, se gli piace. Ecco quindi una bellissima occasione <coughs> per poter provare questi mezzi. Quindi, eh, 15 e 16 marzo, eh, circuito internazionale Sette di Castelletto laghi. di Branduzzo, Pavia, Sette Laghi. Sì. Bene, eh, dove si correrà? 5 aprile pomposa. 20 di luglio a Jesolo Lido, pista azzurra. Il 14 a Sette Laghi a Casteletto e il Branduzzo, E il 2 di novembre la, la finale la facciamo a pomposa. Quindi quattro oh. tappe eh, per il per un campionato sì. Max Trophy che vedrà alla fine eh, del campionato qualche premio in palio. Sì, ci sono parecchi premi anche durante le prove, durante <ride> le tappe singole ci saranno delle, dei, dei premi, anche premi a estrazione. E ci sono dei premi, faremo delle, delle giornate, dei test con la Lotus. Tua, quella tua Grazie. con la formula Renault, quella lì sempre che ci appoggiamo a te. E in più partecipazione alla Sodi World Series a, in Francia del 2015, tappa da definirsi per quest'anno la facciamo alle mani. L'anno prossimo, ancora non si Tutti sa. Domanda, comunque certo. in Francia. E, e altri premi. Perfetto. I team avranno la possibilità di mettere i loro sponsor sul cart? Assolutamente, assolutamente sì, possono All usufruire dei, di vari, varie zone del cart. Dove appoggiare la loro livrea o la loro sponsor piuttosto che il loro team, nome del loro team e, e poi si parte. Perfetto. Ecco, eh, un team può fare anche solo una gara e non tutto il campionato? Sì, sì, sì assolutamente sì, è tutto aperto, basta, può, può, può decidere di fare una gara singola, tutto il campionato. Naturalmente ci tengo a precisare che chi farà tutto il campionato. E ha diritto al premio finale che ah, possa vabbè, essere l'SWS certo. piuttosto che altri premi. Certo, ecco, e poi adesso ti metto la lampada come interrogatorio perché so che poi queste mail ti arriveranno e se io sono da solo. Non ho una squadra. Posso integrarmi Assolut con qualcun altro? Assolutamente sì. Diamo la possibilità a chi è un pilota singolo o due piloti ma non aggiunge il, la quota di 3-4 piloti. Diamo la possibilità ai piloti singoli di fare una squadra di sembianze, di peso, di livello di, di piloti, insomma, livello di bravura. Di, per fare una squadra un team da 4-3, insomma, quindi riusciamo a farli. Per il momento, Sergio <coughs> Ferrone è stato davvero molto molto mm -hmm. esaustivo. Torneremo a parlarvi di gare endurance con Marco eh, Bondi del circuito. Di, di pomposa, dopo la pubblicità, rimanete con noi. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali. Da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it con oltre 1000 metri quadri la nuova showroom Mondocard di Nerviano alle porte di Milano è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo dai ricambi all'abbigliamento troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi ai migliori prezzi di mercato uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone tra cui anche l'area usato la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio squadra corse inoltre su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo. Non hai tempo di passare in negozio? Seleziona consegna in pista. Potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile, Mondocart. Tutto, ma proprio tutto, e subito. Graditissimo ospite oggi negli studi di Gokart TV è Marco Bondi del circuito di Pomposa che oltre ad aver organizzato nella sua pista gare internazionali eh, di kart da dieci anni è un po' il pionier, pioniere delle gare endurance. Ecco, ci vuoi eh, descrivere al meglio questa attività di endurance, Marco. Sì, per quello che mi riguarda, noi abbiamo iniziato ad appassionarci delle gare endurance come cronometristi Infatti, le prime gare Endurance sono state cronometrate dalla nostra società, quindi parliamo già del 1995-96. Del La passione poi è cresciuta fino a diventare organizzatori in proprio da quasi dieci anni. Il prossimo anno saranno appunto dieci anni che organizzeremo le varie gare a pomposa, quindi ne abbiamo fatte già tante, a partire da 12 ore, 500 miglia, 24 ore. Quest'anno le abbiamo raggruppate in una pomposa Endurance Series che poi alla fine e darà un premio ai partecipanti che parteciperanno nelle tre gare in programma quest'anno. Ecco Marco, poi parleremo ancora dell'endurance, ma oggi ci vuoi fare una panoramica su quello che è il karting attuale secondo te? Ma noi abbiamo visto che tolto le, le, le internazionali dove il livello è quasi da Formula 1, a livello amatoriale stanno molto calando i piloti. E queste gare endurance possono comunque riavvicinare i piloti che hanno comunque rimasto alla passione ma magari non hanno più un budget sufficiente per partecipare a gare importanti, considerando la spesa del noleggio del kart che andiamo da circa le 2.500 euro per una 24 ore alle 1.500 per la 250 miglia, Considerando che si corre da minimo 4 a massimo 12 piloti, diciamo che il budget personale diventa diciamo, la portata di tutti. Ecco Marco, noi abbiamo vissuto con la nostra televisione tantissime tue gare, abbiamo visto che il divertimento in ogni tuo evento è stato sempre alle stelle e io ci terrei di, di vedere in questa clip un po' come vengono vissute le tue gare. Ad esempio quest'anno hai fatto ballare 220 piloti, io andrei a vedermi le immagini. Sì.

Marco, qual è il calendario 2014 del circuito di pomposa? Ridi ancora per i <ride> sì. shake. Eh, no, erano me. le immagini di anno scorso della 24 ore, la prima svolta con la Sodi. E più di 200 piloti li abbiamo visti ballare perché il clima è veramente goliardico e proprio eh, molto divertente. Come dovrebbe essere, scusa se ti interrompo, come dovrebbe essere un po' il karting? Dai. Sì, sì. Noi mh, ci piacciono molto queste gare perché vediamo proprio un ambiente familiare, i team che sono, mh, condividono, tende sono comunque vicini uno all'altro. Poi, quando parte la gara, logico la competizione prende il sopravvento. Ecco quindi la domanda era il 2014, calendario per la Pomposa allora, Endurance 2014. La Pomposa Endurance inizieremo il 24 e il 25 di maggio con la 24 ore sempre con sodi, però quest'anno avremo anche noi carte nuove, sempre fornite dalla Farrace, Race, saranno gli RX7, che vedete qui in studio, che verranno utilizzati anche per la 250 Miglia, una gara più breve, della durata di circa 8 ore, che sarà sempre a pomposa il 3 di agosto. Poi concluderemo le tappe italiane con il 4 e il 5 ottobre con la 500 Miglia dico tappe italiane perché poi dopo noi avremo un proseguo alle Canarie, ancora da scoprire, ma in calendario avremo già il 7 e l'8 dicembre la 24 ore delle bellissimo, Canarie. Bellissimo. Quindi uh, oltre a organizzare le tue gare avete stretto una collaborazione anche con la Far Race da quello che ho capito. Sì, Far Race è una collaborazione nata che si è intensificata ancora di più quest'anno, quindi saremo impegnati come cronometraggio in tutti i max trophy, nonché il supporto organizzativo. Mentre la Far Race ci fornirà l'assistenza ai mezzi e di supporto alle gare della pomposa Endurance Series. Benissimo, quindi un programma intenso sia per la Far Race quest'anno che per la pomposa Endurance. E con grande piacere oggi è presente eh, Jessica Grassi come ospite di questa puntata, che oltre a aver corso in maniera sicuramente professionale nel karting internazionale, oggi collabora con la Far Race dando un supporto per i bimbi. Una sì. bellissima cosa. Sì. Com'è questo progetto Jessica? Allora, in realtà la Farei è nata come associazione per promuovere il karting tra i bambini. Abbiamo visto il notevole successo, infatti abbiamo organizzato anche dei progetti quali la scuola kart, delle giornate in pista, dei test, sempre per incentivare i bambini ad avvicinarsi ad uno sport educativo e molto formativo, secondo me. E quindi, oltre al Max Trophy, eh, all'interno di ogni evento ci saranno degli spazi dedicati ai bambini nei quali potranno effettuare delle sessioni di prove libere, qualifiche e due gare. Bello! Quindi si possono già sentire piloti protagonisti in una competizione di alto livello, esatto? Bello. Sì. Sempre con eh, inizialmente il divertimento esatto. su, sul volto, eh, col sì, sorriso. Lo dice stesso il nostro nome, quindi fan race appunto, corri esatto. divertendoti. Quindi, tutti i genitori che ci stanno seguendo possono contattare sicuramente il sito maxtrophy.com, dopo comunque alla fine della trasmissione daremo meglio i contatti e lì contattare Jessica per sì. far fare ai propri figli qualcosa di diverso, di sano e di divertente. Esatto, passare periodo. una domenica diversa all'aria aperta, diciamo così, e quindi provare dei kart che già utilizzano nei cartodromi, però appunto in piste outdoor. Benissimo. Quindi, sicuramente divertimento per i grandi, divertimento per i piccini e tutto questo condito perché la Far Race quest'anno ha deciso di non farsi mancare niente da un aspetto mediatico di assoluto prestigio. A gestire questo ci sarà Marco Silico che eh, gestirà tutta la comunicazione eh, della compagine Far Race del campionato Max Trophy. Ciao, Marco. Ciao, Riccardo. Allora, penserai di gestire al meglio queste, queste tue, questo tuo lavoro insomma? Beh eh, con Sergio è nata l'idea di fare Ace Media proprio per dare il giusto risalto a, a questa proposta che è Max Trophy quindi provvederemo a realizzare delle riprese direttamente sul campo durante le gare e queste riprese avranno la caratteristica di essere degli on board di avere riprese esterne e di tutti i tipi, in modo da dare la giusta copertura eh, mediatica all'evento. Che poi, eh, verrà, queste riprese verranno montate e pubblicate sul sito maxtrophy.com dopo ogni gara, con dei condensati, degli highlights, e approfondimenti, cioè uno sguardo da vicino a quello che è Maxtrophy, proprio per... Per dare la giusta promozione al trofeo, a chi ci partecipa e agli sponsor che decidono di investire su questa certo. iniziativa. Ci, ci saremo anche noi come televisione ufficiale, quindi dopo qualche giorno i servizi e le gare saranno visibili su 80 emittenti del digitale in tutta, in tutta Italia. Quindi <coughs> penso che eh, grazie al tuo lavoro quest'anno il, il Max Trophy non gli può mancare niente. Assolutamente no. Eh? Cosa Aspetta. le dici Marco? Sì, esattamente, penso che eh, lo spettacolo in pista verrà corrisposto anche sul web attraverso i siti, i social network e tutti i canali di comunicazione che potranno portare il nostro evento anche fuori dalle piste e direttamente a casa delle persone. Ecco, faccio un ragionamento a voce alta, sicuramente questo coinvolgimento così grande può far sì che chi ci guarda da casa che è un'azienda può essere eh, reso partecipe, certo. può essere interessato a questo. Cosa, cosa ne pensi? Assolutamente sì. Mm, oltre, oltre a questo possiamo anche organizziamo anche delle giornate mm, aziendali. aziendali dove mettiamo a disposizione presso mm, i cartodomi a loro più vicini. o eh, che a loro fanno più piacere diciamo e la possibilità di divertirsi a, con i, per far promuovere la loro azienda con i dipendenti o con i fornitori eh, mh, e far conoscere anche a chi non è mai salito sul kart kart naturalmente non di questa tipologia ma una, una tipologia un pochettino più tranquilla come può essere il kart a quattro tempi bellissimo siamo quasi in chiusura prima un, un altro break pubblicitario e poi torneremo in studio <music> sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivivrai poi la tua giornata da pilota in tv. Per informazioni e prenotazioni, www.ilcosunnimpista.it. Ma mi assomiglia? Eh? Ma, 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 ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1. Ma così ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoKart TV? Una cosa spettacolare, eh? è la prima web TV in onda 24 ore su 24, <ride> qualche roba, tematica eh? sui GoKart. Come mai GoKart? Eh, perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci eh? per il futuro beh, della Formula 1? Ma si capisce? Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Io te lo spiego. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. E allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, uno spettacolo! Ma lui è già andato, Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. Siamo quasi in chiusura di puntata, vogliamo ringraziare eh, tutti i nostri ospiti, partendo da Sergio Perrone della Far Race. Ti vorrei fare solo un'ultima domanda, ossia, Sergio, quali obiettivi si propone oggi il campionato Max Trophy? Max Trophy oggi, intanto per quest'anno, si propone di, con quattro tappe, cominciamo con quattro tappe a livello italiano, si propone di far divertire il eh, più possibile più appassionati di questo sport, farlo crescere eh, a livello di, di divertimento. Nel 2014 sono già dei grandi progetti per, per ampliarci anche all'estero, per uh, riuscire a far conoscere anche il Max Trophy a livello europeo. Questo nel 2015. nel 2015. Per quest'anno intanto ci. ci, ci Dedichiamo fondamentalmente alle nostre quattro tappe: a, far bene. a farle bene. Sicuramente ci mettiamo tutto l'entusiasmo, tutta la passione. Vi invitiamo a, a venirci a trovare, a visitare il nostro sito che è il www.maxtrofi.com, dove troverete dettagliatamente tutto quello che è magari il regolamento, la possibilità di iscriversi, iscriversi online e tutte le info necessarie per qualunque chiarimento. Ci sono anche i numeri di telefono, potete contattarci a quei numeri lì. Grazie mille. Grazie a te Sergio. Marco Bondi, gra graditissimo ospite arrivato dalla, dalla Romagna eh, per essere presente con noi e anche a te ti vogliamo fare un grande in bocca al lupo per il 2014 con i tuoi grandi eventi. Sì, eventi che sono ormai diventati delle, come dire, degli appuntamenti fissi. Quindi abbiamo già una ventina di team presenti per la 24 ore e quindi ci aspettiamo il tutto esaurito sia la 24 ore che le altre gare 250 miglia e 500 miglia. Perfetto, circuito di pomposa.com per i contatti. Esatto. Giosichina, allora, tu, tanti bambini Speriamo. devono venire a te a provare carta. Eh sì. Eh? sì, ti aspettiamo. Anche per lei, maxtrofi.com per esatto. avere tutti i contatti. Sì. Marco, per te ti aspetta un'annata di lavoro, lo sai, tra scrivere recensioni, pubblicare video e quant'altro. Però sarà un'annata spettacolare. Ve lo auguriamo. Ragazzi, io vi volevo ringraziare davvero tantissimo per essere venuti eh, oggi a trovarci in studio. Eh, L'annata è alle porte, col 15 e 16 marzo, ripetiamo, Castelletto di Branduzzo dove chiunque gratuitamente. Ah, C'è una piccola quota da pagare le spese eh, da, da pagare, però può, può provare un kart avranno, eh, da competizione, certamente. sì, avranno tutti i turni da 10 minuti, dalle, tre, dalle 15 alle 18. La pista è riservata sabato e domenica. Perfetto. Per allora, me. che dire, kart, 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 certamente. sì. grazie alla fan race, al grazie circuito di Pomposa grazie. e al Max Trophy. A settimana prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Gocartv.com Collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni!